metto qui, che diverso. Vediamo che sta bene. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché detto fra noi ci sta anche. Ben trovati ancora una volta. Noi parliamo della nostra regione. La trasmissione si riferisce sempre a personaggi, a fatti, a istituzioni che rendono il nostro territorio molto amato, soprattutto al di fuori delle mura della nostra regione stessa. Questa volta vogliamo parlare di quelle che sono considerate un punto di riferimento non soltanto nel nostro territorio ma in Italia, un simbolo di distinzione. Si parla delle bandiere blu, ma noi stavolta invece vogliamo parlare delle bandiere arancioni. Perché la nostra regione, poi ce lo dirà il nostro ospite che è Giuliano Ciabocco, la nostra regione fa scuola, diciamo, in tutta Italia. Una scuola talmente importante che moltissimi la vogliono imitare, la nostra scuola regionale. Pensate, siamo neanche 1,5 milioni di abitanti e quando entriamo nei nostri borghi, e sono un'infinità con le loro caratteristiche sia architettoniche, culturali, sociali, diciamo che entriamo in un paradiso, così almeno viene visto al di fuori della nostra terra. Bene, Giuliano Ciabocco, ben trovato. Che cos'è la bandiera arancione? Perché ho fatto quell'affermazione dicendo che noi siamo un modello per l'Italia come bandiera arancione? Quando nasce? Cosa significa? Hai carta bianca? Ti posso, se non ti dispiace, interverrò magari per farti qualche domanda. Assolutamente. Bentrovati a voi, grazie dell'invito. La bandiera arancione è un marchio di qualità turistico e ambientale che il Touring Club assegna alle località dell'entroterra al di sotto dei 15.000 abitanti. Noi come Marche abbiamo ben 19 località, ben 19 borghi che si fregiano di questo marchio. La bandiera nasce nel 2001 su iniziativa della regione Liguria come marchio, fra virgolette, simile un po' a quelle che erano le bandiere blu. Il colore arancione fu dato proprio per la particolarità dell'arancio. Perché arancione, non che ne so, giallo? Perché il colore arancione è un marchio un po' particolare, quello del calore, della bellezza. Volevano significare questo. Sole, arancio, può significare tante cose. Assolutamente, comunque positività. Positività. Dopodiché è intervenuto il Touring, che ha, diciamo, instaurato un rapporto di collaborazione con la regione Liguria, e utilizza il marchio e utilizzerà il marchio per altri anni. È chiaro che il Touring, essendo una macchina da guerra, definiamola così, chiaro, è partito subito alla grande, creando, dando vita a questa struttura a livello nazionale. Erano pochissime nelle Marche, eravamo solamente 4 nel primo anno del 2001. Poi piano piano si sono allargati, hanno creato questo circuito. Tutte le regioni oggi sono coperte, è un po' cambiato il modello di assegnazione, mentre prima diciamo che intervenivano gli enti a contribuire a finanziare le verifiche che sul territorio potevano, certo, essere fatte per quei borghi che chiedevano di entrare a far parte del club. Adesso sono gli stessi comuni che si possono autocandidare, ci sono due periodi, uno alla fine di novembre e uno a marzo. Devono essere rispettati almeno, certo, 250 criteri che il Touring ha proprio segnala all'interno di questa domanda, chiamiamola così, di questo modello di adesione alla bandiera arancione.
in tutta autonomia, assolutamente autonomia. Il Turing poi andrà a fare le verifiche sul territorio. Ecco, le verifiche vanno fatte avvertendo ovviamente gli assolutamente interessati. Assolutamente no, assolutamente no. Ecco, siamo sicuri. Certamente. Il Turing, non, glielo dico perché sono anni che conosco loro. Come comune, io sono di San Ginesio, quindi no, parlava di una trasparenza assolutamente trasparente anche in perché Turing, Enrico, noi San Ginesio abbiamo ottenuto la bandiera nel 2002, sono 12 anni quindi che vengono, ogni anno c'è il report e quindi ogni anno fanno le verifiche sul territorio, quando c'è il rinnovo approfondiscono ancora di più quello che i comuni segnalano e in 12 anni non siamo riusciti, non solo non ci siamo mai visti durante i loro sopralluoghi, ma non abbiamo nemmeno preso un caffè, come si dice. Quindi credo sia un segnale forte di trasparenza e di serietà, perché Turing questo è. Io mi introduco, ma parla 2001, quindi praticamente diciamo sono pochi anni che esiste questa istituzione, perché è un ente, è un'istituzione, ma che va avanti col volontariato oppure no? A livello comunale parla lei? Sì. Diciamo di sì, nel senso che i comuni si candidano e nel momento in cui si candidano sanno che devono alzare il livello dell'accoglienza turistica, sanno che devono alzare il livello della, chiamiamolo impropriamente, pulizia del paese, del mantenimento del territorio, della raccolta della differenziata. Sono 5 le macro aree che il Turing segnala e il comune chiaramente in questo, se decide di entrare a far parte di questo club, deve investire. Diciamo che sono investimenti che vanno a favore della cittadinanza, perché poi ci sarà una ricaduta, come certo, magari vedremo più avanti, in termini di presenze turistiche notevole. Però è chiaro che un grosso impegno da parte delle amministrazioni ci deve essere. Ma un impegno anche da parte vostra, perché Giuliano Ciabocco è anche vicepresidente dell'associazione Paesi Bandiere Arancione, oltre che referente della nostra regione. Voglio dire, stare sì, sempre in circolazione, muoversi in continuazione ed andare sì, a destra e a sinistra per visitare, per vedere e soprattutto per giudicare. Più che giudicare, quello è compito stretto del Turing. Ah. Noi come associazione non facciamo, assolutamente non entriamo in questo meccanismo. Noi però quello che possiamo fare e che facciamo è il supporto sul territorio, nel senso una sorta di trade union tra i vari comuni di quella o quell'altra regione e le istituzioni, perché è chiaro che se un'opportunità dal punto di vista turistico deve essere ed è la bandiera arancione, altrettanto opportunità devono essere la possibilità di entrare a far parte di una rete nazionale, di usufruire, di beneficiare di quelli che sono i contributi pubblici che magari servono per i comuni per realizzare questa o quell'altra opera. E perché no, quello di ideare progetti che portino beneficio per il territorio. E la Regione Marche, abbiamo detto, è un modello diventato, l'avevamo detto prima, sì. Approfondiamo un momentino di più, anche per rafforzare il brand della nostra regione. Ecco, ci vogliono copiare. Le sì, altre regioni, è vero questo? Assolutamente sì, perché noi nel 2008 abbiamo dato vita ad un brand nel brand, definiamolo così, un progetto interregionale che vedevano coinvolte 4 regioni, si chiama Gusto all'Arancione, nasce come diciamo tema principale l'enogastronomia. Questo payoff chi è l'ideatore, chi è che fa questi slogan? Beh, noi abbiamo una redazione, è partito da me e da altri collaboratori, quindi era un modo per identificare un po' quello che è il discorso arancione. Il gusto stava a significare in quel momento lì, ripeto, un qualcosa legato un po' ai prodotti tipici, al recupero, ma poi dopo gusto si estende anche all'arte, si estende alla natura, si estende certo, a tutto. Il gusto è sì, generale, perché uno può pensare magari soltanto alla gastronomia. No, nasce come percorso enogastronomico di qualità, però poi dopo vedremo se sta sviluppando in tutt'altri settori, fermo restando che manteniamo salde le origini dell'enogastronomia. Dicevo, siamo partiti con questo progetto interregionale e abbiamo visto che in effetti funziona.
funziona fino al punto che nel 2010 abbiamo partecipato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per una serie di servizi innovativi sul turismo, e su 450 soggetti siamo arrivati terzi, dico io, per un punto. Quindi è un grande successo per noi, perché eravamo alla prima esperienza vera di confronto con realtà grosse a livello nazionale. E che vuol dire quel punto? Spieghiamolo un momentino. Che significa? Vuol dire che è un errore, che è una specie di compito in classe. Probabilmente noi a questo progetto hanno aderito 29 comuni. Molto probabilmente chi ha vinto erano un attimino più numerosi e avevano un territorio forse più grande. Quindi, però devo dire che è stato un grande successo. Come inizio non c'è male, medaglie di bronzo sempre. Oltretutto il progetto è stato finanziato, quindi stiamo partendo dopo i tempi burocratico amministrativi che li dettano loro, quindi non dipende da noi, che comunque sono sempre molto lunghi, però il finanziamento c'è, quindi significa che siamo operativi. E sulla scia di questa iniziativa tutte le altre regioni hanno chiesto: ma perché non? Volevo fare un passo indietro. Noi, prego, nel mondo della bandiera arancione, lei ha citato mia figura come vicepresidente nazionale, si innesta all'interno di questo mondo Touring l'associazione che di tutti i comuni che fanno parte, che hanno la bandiera arancione e che aderiscono ad un network che il Touring propone. Questa associazione chiaramente ha dei compiti ben precisi, come abbiamo detto prima, non ha assolutamente quello di verificare, di entrare nel mondo dell'assegnazione. Questo per noi è un passo che è assolutamente vietato, ma non ce lo permetteremo mai, perché non rientra tra i compiti istituzionali. Quello che noi facciamo, ripeto, ecco l'esempio del progetto che è stato finanziato, i rapporti con le varie istituzioni e regioni. Tornando al discorso Regione Marche, il modello vuole essere ricopiato da tutti. Il modello, noi abbiamo cercato di consolidare questo modello, e l'abbiamo potuto fare semplicemente perché abbiamo avuto il supporto totale, costante e continuo degli organi dirigenziali della Regione Marche, perché altrimenti con grandissime difficoltà saremmo potuti. Quindi il rapporto con la Regione è imprescindibile? Assolutamente sì. Noi siamo a filo diretto, tutte le varie iniziative vengono condivise con la Regione Marche, ma le dico di più, perché altrimenti noi abbiamo cercato di fare una rete, l'abbiamo creato questa rete, l'abbiamo messo a regime questa rete con un portale internet, con una serie di iniziative, però tutto questo ha bisogno anche di visibilità. È chiaro che ricordo www.gustalarancione.com, quindi per tutti quanti coloro che volessero, questo è il nostro portale, pensavo che fosse importante. E quindi nel momento in cui noi abbiamo instaurato questo forte legame con la Regione Marche, siamo diventati fra virgolette un soggetto che collabora strettamente. La partecipazione alle fiere, dove noi possiamo avere la nostra visibilità con la promozione del materiale che abbiamo cartaceo. Andate anche al mercato del turismo che c'è ogni anno? Come si chiama? Noi di solito alla BIT, dice lei. La BIT, chiedo sì, scusa. Sì, 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 andiamo alla BIT, andremo all'Artigiano in Fiera, andiamo al TTI. Diciamo che seguiamo quasi passo passo la Regione Marche, perché è un grosso investimento anche per noi, ma d'altronde è la necessaria strada da percorrere se vogliamo fare in modo che queste località, ripeto, 19, non sono tantissime, ecco, della Regione Marche. Le vogliamo dopo elencare appena finito la risposta. Sono 19 bandiere arancioni, abbiano quello spazio necessario per poter dire: noi facciamo dei sacrifici enormi come comuni, questo è quel qualcosa in più che il marchio ci permette di avere come visibilità e per essere più presenti sul territorio. I comuni quali sono?
Spero di andare in ordine alfabetico. Acqua... Va bene, ma non ci offende nessuno. Acquaviva Picena, Camerino, Corinaldo, Genga, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cassiano, Monte Lupone, Offagna, Ostra, Pieve Bovigliana, Ripatranzone, San Ginesio, Sarnano, Staffolo, Urbisaglia e Visso. Mi sì, pare io non li ho contati, ma dovrebbero tutti. Essere tu come siamo andati sì. in ordine alfabetico. Ecco, parlavamo di queste, delle organizzazioni, di come vi siete organizzati. Parlavamo del portale, che non è soltanto il portale. Ho lasciato Monte Rubiano. Monte Rubiano, chiediamo scusa passaggio, ovviamente all'amministrazione, al sindaco, tutto quanto, ma comunque ci siamo. Ecco, torniamo al portale e torniamo a quello che farete, quello che state facendo ovviamente, perché vi siete creati un testimonial e avete instaurato o state per instaurare un rapporto anche con i media più ampio, probabilmente più diretto, si esce un po' dal guscio. Vogliamo parlare un momentino. Sì, chi è il testimonial? Il testimonial è Cesare Bocci. È quindi il nostro attore che vediamo. Giochiamo in casa, sì. Mimì del commissario Montalbano, perché è molto più conosciuto magari da noi così. Mimì Augello. È stato un caso, perché oltretutto lui è nato in un piccolo centro, un piccolo paesino della provincia di Macerata, è molto legato alla sua terra, ai suoi affetti ancora qua, ma l'abbiamo scelto per un rapporto quasi di amicizia, diciamo. Come gliel'ho proposto, è stato entusiasta di accettare questo ruolo di portavoce, fra virgolette, dell'entroterra, perché anche lui si sente parte dell'entroterra, e devo dire che abbiamo probabilmente centrato nel segno, perché era inutile per noi, visto che volevamo percorrere questa strada, andare chissà dove a scegliere chissà quale personaggio. È bene giocare con i marchigiani che abbiamo e che sono tutto sommato famosi anche. Ma certo, anche perché ovviamente danno un'impronta e anche una serietà a quello che dicono, si fanno anche, si creano anche per essi stessi una serietà. Ecco, il rapporto per esempio con la stampa. Quello che vedo molto spesso ad altri ospiti, è capitato di fare la stessa domanda, noi siamo marchigiani, abbiamo un carattere estremamente particolare, no? Probabilmente ci chiudiamo, quello che abbiamo ce lo teniamo, cerchiamo di tenercelo stretto, invece bisognerebbe uscire fuori, eccetera, eccetera. Ecco, voi dovete farlo. In questo caso assolutamente sì, ma noi abbiamo, ripeto, dopo tutta la fortuna di avere il touring dietro, oltre che la regione con i propri mezzi, che ci supporta, quindi è questo il mondo delle bandiere arancioni, ha tutto un suo canale particolare. Quello che facciamo noi viene elevato un pochettino a potenza dai media nostri, ma poi dipende, nel senso, quando si organizzano eventi di livello, fa l'esempio di una rassegna nazionale dei paesi bandiera arancione organizzata dal Comune di San Ginesio nel 2012, che ha portato intorno alle 20.000 presenze in quel weekend, lì abbiamo coinvolto media a livello nazionale, quindi c'è stato un boom anche di presenze sul territorio, spalmate poi su tutto il territorio, perché la ricaduta, come sappiamo, non è solo per... E i finanziamenti come si va avanti? I finanziamenti si va avanti male, perché purtroppo... Stranamente, no? No, vabbè, ecco, no, è chiaro. I finanziamenti siamo tutti convinti, e questo è uno dei prossimi passaggi, anzi dei passaggi che stiamo già affrontando, siamo tutti convinti che oramai bisogna essere pronti, professionalmente preparati per aggredire quello che è il mercato comunitario, fra virgolette. Noi dobbiamo andare a pescare, mi passi il termine, quelle che sono le risorse per far sopravvivere determinate azioni, determinate attività, ma anche per recuperare quello che sono le bellezze dell'entroterra attraverso finanziamenti che vengono dalla comunità europea. E a proposito di questo, le anticipo anche che noi abbiamo già fatto delle riunioni. Abbiamo delle collaborazioni molto importanti come associazione, abbiamo dato incarico a una società che ci curerà, e il discorso vale anche per la Regione Marche, che ci curerà, cioè ci sarà di supporto per quello che è un percorso che andremo a fare. Certo.
le dico ancora però che non ci saremo solo come bandiera arancioni, perché da qualche tempo noi siamo partiti, con l'evoluzione che dicevo prima magari, no? di questo mondo che deve crescere e di queste opportunità che si devono allargare, siamo partiti con, oltre a gusto all'arancione, a gusto il blu. Significa che abbiamo messo a rete, certo, in rete tutte le località della costa, stiamo replicando quello che abbiamo creato nell'entroterra per i comuni della costa. Ecco il discorso che volevo fare. C'è stato sempre, si è parlato, ma anche dal punto di vista economico, finanziario, commerciale e soprattutto di inserimento proprio di centri di produzione, per esempio, importanti. C'è stata sempre una grande differenza fra la costa e l'entroterra. Paga molto questa differenza? No. La sente l'entroterra questa, diciamo, distanza? Sai, perché quasi tutti, molti si... C'è il mare, c'è la costa. Ecco. Allora, se parliamo in termini di numeri, come presenze, è chiaro che la costa vince, stravince. Però secondo me oggi andiamo incontro, e questo lo si vede anche dai dati, da quello che è proprio l'interesse che il turista dimostra di avere. Secondo me oggi si va incontro anche a un discorso di forte interesse per l'entroterra. Allora l'idea che ci è venuta è stata questa: mettiamo in rete quelle che sono le eccellenze a livello regionale dell'entroterra con il mare. Abbiamo cercato, certo, di mettere insieme, è chiaro che sono realtà un pochettino diverse, è chiaro che in un borgo parliamo di 6.000, 5.000, 4.000, anche meno abitanti, quando invece andiamo a parlare di grossi centri sono situazioni in realtà assolutamente diverse. Però le finalità sono quelle, sono le stesse, quelle di promuovere, quelle di fare rete. Allora abbiamo ideato questo modello arancione e blu che, le dirò, è stato apprezzato. Io sono reduce da una riunione con la regione Liguria, l'assessore, la prima cosa quando parlavo, illustravo questo modello Marche, di nuovo sistema di poter fare promozione entro terra, sì, e mare, ha detto: guarda, questo me lo devi lo dobbiamo rifare anche qui, anzi dobbiamo rifarlo, cercare di farlo su tutto il territorio nazionale. Dico: va bene, adesso coinvolgiamo gli enti nostri e cercheremo di fare in modo che la Regione Marche diventi capofila di questa iniziativa, che secondo me oltretutto unica in Italia, perché l'assurdo è questo: qui si parla sempre di fare rete, fare sistema. Però fino ad ora io ho grossissimi risultati, ma è possibile che dovevamo arrivare noi e capire che la costa e l'entroterra, sì, ma dovevano essere messi insieme? Il discorso della costa non ci eravamo dimenticati prima, l'avevamo fatto appositamente, perché www.gustalarancione.com c'è anche www.gustailblu.com. Sì. Questi due siti da poter consultare, da poter sviscerare. Non è che ci sono, così per sapere, sovrapposizioni fra vari enti per cercare di valorizzare, che ne so, le proloco, non ci sono sovrapposizioni? Non ci sono, perché sono, allora, questi sono progetti, queste sono iniziative istituzionalizzate che coinvolgono i comuni. Nel momento in cui noi abbiamo dei referenti sia per l'arancione che per il blu, che vengono nominati dai vari sindaci, o è lo stesso sindaco, o è l'assessore, o è comunque, certo, il delegato. Quindi poi da lì a cascata ogni comune può tranquillamente, anzi secondo me deve coinvolgere tutte le strutture, perché la rete, ripeto, funziona, ma funziona se poi funziona effettivamente. La, certo, rete deve essere riproposta, messa sul terreno dei vari comuni per fare in modo che magari adesso... Cito un esempio: quando si organizzano degli eventi tipo la passeggiata tra Gabicce e Gradara in mountain bike, è chiaro che tu devi coinvolgere le varie associazioni, è chiaro che tu coinvolgi gli uffici turistici, è chiaro che tu coinvolgi i ristoranti, è chiaro che, certo, magari, e quindi deve funzionare tutto il meccanismo. C'è un meccanismo. Sono più soggetti che concorrono perché quello che tu vai a realizzare funzioni. È chiaro. La differenza tra quello che possiamo proporre noi
e quello che tutti gli altri propongono è una sola. E noi qui gli amministratori con noi mettono la faccia effettivamente. E quindi sono loro mettere in la prima persona, ma anche perché noi ci possiamo interfacciare solo con loro, non abbiamo altri interlocutori. Se interviene qualche soggetto e dice io vorrei, ma a me può far piacere, però deve essere filtrato dal comune e venire suggerito da loro. Fra le varie iniziative ce n'è una che è bellissima, I borghi della Regione Marche, questo è un libro straordinario, che è un'iniziativa editoriale vostra. No, questo è realizzato dalla Regione Marche nell'ambito di un progetto che si chiama Agroistoric Land, che vede coinvolti per quanto riguarda l'entroterra i comuni Bandiera Arancione e i borghi più belli d'Italia, che è un altro cluster che la Regione Marche ha. Una cosa che secondo me è importante pensare, credo che sia così, per fare questa roba ci vuole tanto amore per la propria terra. Diventa una missione alla fine, perché io credo che qualche volta parlare anche con i politici, che sono politici magari quelli di professione, non è facile, tirano fuori subito magari il discorso che non abbiamo soldi, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo fondi. Sì, questo probabilmente potrebbe essere anche vero. Allora, noi lo facciamo perché fondamentalmente abbiamo sposato la causa a suo tempo e crediamo che si debba sfruttare, adesso uso un termine non proprio bellissimo, però dobbiamo sfruttare tutte le potenzialità che questo marchio ha. Il rapporto con le istituzioni, io devo dire che molto probabilmente dipenderà anche molto dal discorso progettuale che uno propone, perché se uno magari si pone nella condizione di dire vabbè facciamo questo perché tanto almeno qualcosa abbiamo fatto, allora in quel caso lì le difficoltà secondo me è giusto che ci siano. Quando invece uno mette sul campo, oltre alla passione, ma anche qualcosa che concretamente, io uso sempre e amo dire un termine che creare valore, noi dobbiamo fare in modo che la ricaduta di tutto questo ci sia sul territorio, perché non scordiamoci mai le grosse difficoltà, parliamo dell'entroterra a cui andiamo incontro, dallo spopolamento alla mancanza di lavoro eccetera. Quindi il turismo deve essere uno di quei momenti, tutti dicono è qualcosa di, voi siete ricchi di qualcosa ma non sapete. Se noi non riusciamo a mettere a sistema, a regime, pure quello che abbiamo, allora... Ritorniamo al discorso che facevamo prima, della regione chiusa, non sempre molto aperta. Ultimissima domanda, io non voglio entrare nelle cifre perché probabilmente non esiste una casistica né un dato statistico in media, ma per un borgo o una cittadina che chiede, si autocandida per avere la bandiera arancione, ecco, alla fine la bandiera arancione paga... In termini numerici? In tutti i sensi. Assolutamente sì. Noi siamo convinti, ma tutto quello che facciamo è proprio perché siamo convinti e sappiamo, oramai l'abbiamo, ripeto, sono più di 12 anni che personalmente mi occupo di questo. Quindi questo segno distintivo è molto richiesto. Anche perché, le dico subito, che una percentuale del 9% dei comuni che chiedono la bandiera arancione la ottengono, quindi significa che c'è una selezione fortissima. In Italia sono 203 ad oggi le bandiere arancioni, un numero a fronte di 3 o 4 mila domande di comuni che ne fanno richiesta, ma quello che secondo me mi preme dire è che paga dal punto di vista di un ritorno in termini di presenze turistiche. È quello che conta. Se noi facciamo l'esempio di adesso ne posso citare una ricerca fatta da Lega Ambiente su commissione della Regione Marche, negli anni 2010-2013 la crescita, con paragone quello dei dati generali della Regione Marche, la crescita in termini di presenze e di arrivi nei comuni Bandiera Arancione è stata di un più 22% virgola qualcosa rispetto al trend nazionale, trend regionale. Quindi significa che l'interesse, significa molto che anche il lavoro che uno fa, significa l'investimento forte che la Regione Marche fa. Perché non dimentichiamoci anche che da diversi anni anche la Regione sta spingendo molto con la promozione dell'entroterra.
Tutti questi fattori messi insieme, messi in rete, stanno creando un interesse particolare che poi lo vediamo con i dati, un ritorno di persone sempre più alto. Con un monosillabo, detto però fra me e lei, sui comuni che sono stati, i borghi che sono stati insigniti dalla bandiera arancione, lei dica la verità, tanto non ci sente nessuno. Ha mai storto il naso su qualcuno? Ma questo è molto soggettivo, come, perché magari può piacerti di più un borgo per una particolarità, però magari quell'altro è più ricco. Io le cito un esempio velocissimo. Noi, tra le altre iniziative, organizziamo la giornata bandiera arancione, la cerimonia di consegna, le marche arancioni in piazza. L'abbiamo organizzato 2 anni fa all'interno delle grotte di Frasassi. Quindi è favoloso come scenario. Lo scorso anno siamo andati a Gradara, nel castello di Gradara. Sono due cose assolutamente diverse. Però due punti di riferimento. Noi dobbiamo riuscire a mettere in rete tutte quelle che sono le nostre realtà. Poi dopo magari a me può piacere di più un borgo piuttosto che un altro, però le marche secondo me sono tutti molto belle. Quindi lei è soddisfatto. Grazie. Ringraziamo perché abbiamo saputo oggi da Ciabocco cosa vuol dire avere ed essere una bandiera arancione. Alla prossima volta. Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la stagione, con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Detto però ci sta anche meglio, insomma.